Ciao a tutti, è un periodo quando noi troviamo il sabato pomeriggio al solito appuntamento di Telegarda Trentino. La colpa non è nostra, la colpa è del Fabietto, il nostro editor, siccome sembra che sia stato coinvolto dentro lì, il Muse, cosa che è quella monada che ha fatto a Venezia, e anche una parte di quel che è l'Expo di Milano. Allora, finalmente deve aver risolto i suoi problemi dal punto di vista legali, allora ne mandando un'altra volta. Stasera parte il campionato del mondo per quel che riguarda l'Italia. Allora, stasera che è Italia-Inghilterra, una considerazione vorrei fare. Allora, una soluzione per tutta l'Italia che era un pochettino tutti quanti agitati. Balotelli finalmente si sposa. Bon, questa è una roba porta in via perché veramente erano tutti quanti agitati. Cosa farà, cosa non farà, e si sposa, bon. Un'altra roba è che il Buffon, ho sentito adesso il telegiornale, non è nelle condizioni ottimali per giocare. Probabilmente le 15 di 20 che il corre drio all'Ilaria d'Amico non le bonde ci parla, oppure la Ciapano, la Gela Data, tutte queste robe qua, insomma le agitazione non è veramente nelle condizioni ottimali per giocare in porta. Allora, donne, mi fermo in piacere, donne, sto qui è il nostro periodo. Allora, non stai a continuare a domandarne, ma stasera che è la partita, ma Zuei ancora, ma Eidrio, lo sa benissimo, ogni 4 anni, che è il campionato del mondo. Stasera, quando è le 7:30, 8, voi altri ciappe su, voi altri ciappe su le vostre strasse, né in camera, no? Sembra che fa ancora le repliche di amici, ascoltate le canzoni di Nick Casciaro, siete tutte contente, vi fora proprio tutte belle sbrotolate come le giuggiole, noi guardiamo la nostra partita, che le vinza, che perde, però è una roba cool. Così potremmo anche quando che lei alla fine di luglio siamo ancora tutti tranquilli e vi portiamo al mare a Chioggia. Chioggia o Milano Marittima o so per quei posti lì, magari ne manca Riccione. Allora, mio lei la formazione dell'Italia ancora. Come si chiama quelli? Prandelli, no? Prandini, Prandini, la fazzona formazione che la potrei andare anche bene. Però mi ho fatto i conti, secondo me, che sono milanista, che dentro un po' massa tanti juventini, pur dentro dopo quel nero lì che è dentro, che però non è che, come diceva il Berlusca, il dovrebbe stare puttante in mezzo all'area, invece di sempre in drio, forse ha paura che sia dentro i pesce cani in mezzo all'area. Allora noi come Telegarda Trentino volevamo darle un aiuto, cerca se che ne ha dei bisogni, perché dopo può darsi che non voglia neanche tenere in considerazione. Però, secondo me, dentro nell'Italia, che vuol dentro uno de peso, uno proprio de peso e che sta a messa all'area e che da lì non si muova. E allora, l'unico giocatore che potremmo prestargli attualmente, può metterlo anche in panchina, è Robustelli. Robustelli, vi garantisco mi che dall'area non si muove neanche se vei la ruspa dell'hotel Chiarani. Prima che muova questo, hai voglia. Secondo, ho visto anche il centrocampo. Il centrocampo mi parla di Zerot, Verratti, le 1,62 m. Devo andare contro gli inglesi, contro Gerrard, quella lì che o Menassi, roba del genere. Pirlo, che fra l'altro adesso si fa crescere anche la barba, la dà della sposa, la fa su un po' di confusione. Marchisio, tu che roba lì? Secondo me dentro lì che vuole uno che te la balla, uno che te la balla e con poc e la mantei. E Vinicio, sei d'accordo? Ecco, certo. Il Vinicio, sempre se che ne avete bisogno, il Vinicio può essere uno che te la balla e la nasconde, e come lui che te la balla e con poc. Giusto? E la dura. E la dura, perfetto. D'altro, visto che stasera anche il portiere di riserva, la terza riserva, non è che potete fidarne più di tanto.
Allora, Gavarese, il portiere che può tranquillamente sostituire il Buffon. Uno che da lontano il vede, che non può neanche immaginare. Il proprio vede tutte le azioni, il dirige la difesa. L'era è uno che faceva il portiere alle palme, che alle palme la sostituì, mio suocero, il Carlo Sopel. Guarda, dall'area e dentro il cancello non lascia passare nessuno. Te puoi immaginarti in porta. Ecco, il Carletto può far tranquillamente sostituire benissimo il Buffon. Sì. Anche perché lui ha l'Ilaria d'amico, non che corre di Rio, perché non sarebbe mai neanche di fare due metri. E quindi allora, mi auguro che stasera sente in grado di battere l'Inghilterra. Se il Prandelli e il Gennaro hanno bisogno, basta che manda un SMS, come si chiama, la roba lì, pronti, uno di panchina che hai l'area e il Gavem, un portiere che vede lontano, un che hai la balla, il Gavem, da Telegarda Trentino, e viva l'Italia, e ne auguro di battere tutti quanti. Vi saluto tutti, arrivederci, e anche a te, dirigente dell'associazione, che ti sta buono di scampare fuori dal Mose.